È per voi, signore. Chi l'ha buttata? La solita. Scocciatrice. Elvira, presto! Preparami il mio vestito rosa con i fiorellini, che devo uscire! Va bene, signorina. Porta a Folgore alla rimessa. Mettigli addosso la gobetta del Tibet che gli ho comprato a Parigi. Sì, signore. E mi raccomando, pulisci bene il mio Winchester. E dai da mangiare ai miei due setter. Sì, sì. E se c'è posta, portamela qui. Sì, signore. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Che novità. Bravo, non lo sapete, bravo, che sono elegante. Già, sì. Buongiorno. Agostino. Agostino, guarda. Vedi, guarda. No, non vedi niente di nuovo. Sì, mi pare che hai l'aria più scema del solito. Non vedi, mi sono rivoltato. Perché? C'era qualcuno che ti veniva appresso? Ma no, mi sono rivoltato il vestito. Ah, bello il vestito. Rivoltati. Eh? Rivoltati. E già è rivoltato. Girati. Così. Ah, ma qui casca male. Non c'è linee, non c'è garbo. Manca quel certo non so che. Detto al Sartori, non so che. Lui ha detto, come? Non so che. Allora ha risposto, se non lo sai tu, come lo posso sapere io? E queste cose sono? Berete. Oh. Ma non si usano più. Togli, togli. Ma mi cascano i calzoni. Comprati una cinta. Ah. Agostino, vengo pure io. Eccolo, dai, dai. Agostino, buongiorno, don Agostino. Buongiorno, donna Rosalia. Sentite, don Agostino. Dite. Veramente io dovrei essere in collera con voi. E perché? Vi ho invitato tante volte a vedere i miei fiori. Non ho avuto tempo, non ho avuto tempo. Il tempo si trova sempre quando si vuole. Margherita Sante Porcos. Scusate, che c'erano le margherite, i porci? Oh, niente, reminiscenze dei miei studi classici. Offrire le perle a chi non le sa apprezzare. Ah. Don Agostino, voi non sapete leggere nel cuore femminile. A voi potrei dire gli immortali versi di Orazio. Scusate, donna Rosalia, me li direte un'altra volta. Ora ho molta fretta. Ecco, diteli a Ernestino. E quando? Quando ci rivedremo? Non lo so, uno di questi giorni. Mettetevi d'accordo con lui, arrivederci, arrivederci. Ernestino, Ernestino, voi che siete la sua anima gemella. Io sono figlio unico. No, voi che siete tanto amico suo, voi che siete sempre insieme come Castore e Polluce. Ma Pila di Oreste. Ma che Pila, io sono, che pollice, chi l'ha detto? Ernestino, parlategli di me, parlategli tanto di me. E che gli dico? Ditegli che se lui è Tristano, io sarò la sua Isotta. Se lui è Paolo, io sarò la sua Francesca. Se lui è Romeo, io sarò la sua Giulietta. Andate. Basta! Attenzione! Apporta qua! Togliti di me! Apporta dietro! Scusi, signor indigene, ci sa dire dov'è la casa dei Romolini? La casa dei Romolini sta lì sotto. Grazie. No, sta lì sopra. No, sta lì sotto, t'ho detto. Io lo so. Sta lì. Sta lì sotto. Che dico, momento, che sta lì? Calma. Facciamo così. Tu vai con lui. Tu vai con lui e io vado a vedere dall'altra parte. Va bene. Ci vediamo fra un quarto d'ora in piazza. D'accordo. È chiaro? Va bene. Arrivederci. Sì, andiamo. Grazie. Accompagno, mi sono svelto però. Tu, vieni con me. Sì, no. Sì, no. Santo si è nascosto.
Ah, se lo vio io! Gli devo accettare in faccia! Vai che non lo sei! Noi ti giriamo di qua! Scusi, lei è il custode? Sono il guardiano. Senta, noi siamo venuti a trovare un parente di mia moglie. E sa, siamo in viaggio di nozze. Auguri. Grazie. Se mi dite il nome, li conosco tutti. Sono 50 anni che vivo qua con loro. Già, ma è proprio questo che non ricordiamo. È solo un parente lontano di mia moglie. Vabbè, lontano o vicino, se non mi dite il nome. Cos'è? Un uomo, una donna, un ragazzino? Io so solo che è nato il 18 ottobre del 1811. E siete fortunata. E la gloria de Marino, e il capitano dei bersaglieri Giuseppe Severoni, l'eroe de Porta Pia. Ma signori, ci avete un parente che ha fatto l'unità d'Italia e manco vi ricordate il nome. Comunque venite, ve faccio vedere io. In fondo, dove sta qua la cappella, girate a destra. Al secondo viottolo a sinistra, va ritrovate di fronte la tomba. E... Tenete, e grazie tante. Grazie a voi. Signori! Signori, viva il capitano Severoni! Viva l'Italia! È qui. 18-10-1811. È questa. Forza, dammi una mano. Sbrigati, non perdiamo tempo. Ecco, seguitemi. Avete visto venire un maschio e una femmina? Vivi o morti? Non fate il cretino, vivi, vivissimi. Dove sono andati? Che cercate? La parente dell'eroe de Porta Pia? Ma quella Porta Pia è Porta Pia. Giovanotto, non fate il fesso, rispondete. Oh,
E mo che per parlare c'è bisogno che tiri fuori l'artiglieria? State calmo, state calmo. Voi sapete se sono venuti un uomo e una donna? Sì, sono venuti. E dove sono andati? Dalla zia. Nate sempre dritti, in fondo, poi girate a sinistra. Vi trovate vicino al muro, costeggiatelo. Dovrebbero star là. Andiamo, ragazzi. Ah, signore, il vostro marito? E che volemmo fare, il divorzio all'italiana? No, 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 è andato a vedere se la bara sta in ordine, se manca qualcosa. Comunque, state attenti, sono arrivati 3 ceffi armati che vi vogliono far fora. Tenete. Adesso andate via subito e consegnatemela soltanto quando ve la chiederò. Ma qua dentro che ci sta? Un po' di sassi della breccia di Porta Pia. Andate, andate, via! Viva l'Italia! Evviva! Credevi proprio che fossi così fesso? Così fesso? No. Però... Senti, stupido, ti avevo fatto una proposta molto vantaggiosa, ma tu fai troppo il dritto. Farai la fine che meriti. Scendi giù, e fruga dappertutto. Avanti, cosa aspetti? Non rompere le scatole, scendi e sbrigati. Capo, qui non c'è niente. Che scherzi sono questi? Non sono scherzi. Credevamo che anche questa fosse una pista giusta. Se vuoi, puoi perquisirci. Esci. Ce ne possiamo andare. Venite. Forza. Presto. Presto, la cassetta. Calma, un momento. Ma come calma? Ma dov'è la cassetta? Oh, state calmi. Ecco. Oh. Tieni. Corri, Marisa! Via libera!